Ciao a tutti, so che aspettavate questo video con ansia e oggi voglio farlo. Ho trovato un po' di tempo, quindi mi farò il video tag della mia libreria. Come vedete, questa è una parte della mia libreria. Eccola qui. Poi ci saranno libri anche lì. Eccoli lì, vi faccio vedere. Lì e là, lì ci sono i DVD, non fateci caso. Bene, incominciamo da qui, ovviamente. Allora. Genere fantasy, La caduta dei tre regni. È un libro che ho comprato, che ho visto in libreria, poi l'ho comprato su Amazon perché costava meno. Di uno scrittore che si chiama Morgan Rhodes. La trama non è male, la copertina anche, e l'ho comprato. Questo è il secondo, La stirpe dei ribelli. Il terzo penso che debba ancora uscire. Spero che esca presto. Poi, libri del Trono di Spade. Incominciamo con il Trono di Spade, primo volume. Io ho comprato la versione spezzata perché è più comoda, è più maneggevole rispetto a quella. Che belle mani! A quella ma, quello blocco. Poi abbiamo Il Grande Inverno, Il Regno dei Lupi, che ho fatto molta fatica a leggere. La regina dei draghi, Tempesta di spade, I fiumi della guerra, anche questo ho fatto molta molta fatica a leggere, Il portale delle tenebre, Il dominio della regina, uno dei libri che ho preferito tanto perché ci sono i povi di Cersei, L'ombra della profezia, che ho caricato il video recentemente, stamattina, I fuochi di Valiria, e La danza dei draghi. Ovviamente la saga non è finita perché stiamo aspettando con ansia il finale. Quando sarà non si sa. Ora, questi libri li ho comprati guardando il video di una vlogger con la V che praticamente stava presentando i suoi libri preferiti fantasy. E mi ha colpito molto questi libri. E da come ne parlava del suo entusiasmo ho deciso di prenderli anch'io. Cornelia Funke, Cuore d'inchiostro, questo è il primo. Veleno d'inchiostro è il secondo, da notare la bellezza delle copertine che sono veramente belle. E poi Alba d'inchiostro, in viola. Ora, qui reparto distopici. Allora, Maze Runner, Il labirinto, volume primo. C'è il riflesso. È uscito al cinema, non l'ho visto, ho solo il primo e il secondo e La fuga. Mi manca il terzo, questi sono i punti. Poi c'è Divergent di Veronica Roth. Poi abbiamo la saga degli Hunger Games. Hunger Games, La ragazza di fuoco. E Hunger Games, Il canto della rivolta. Poi abbiamo The Giver, eccolo qui. La copertina ricorda molto, ricorda la locandina del film. Io non sono andato a vederlo, lo andrò a vedere quando uscirà in DVD. Poi qui c'è una saga che anche questa mi ha colpito, solo che mi mancano alcuni volumi. Io ho il primo, il secondo e il quarto, perché avevo comprato questo qui, il quarto. Poi ho visto che c'erano altri volumi, ho comprato il primo e il secondo. La guerra degli elfi di Herbie Brennan. Il secondo è La guerra degli elfi, La guerra degli elfi, il nuovo re. E poi c'è il quarto volume che è Guerra degli Elfi. La guerra degli Elfi, la figlia degli Elfi. È tutto con F. Poi, il figlio del cimitero, sempre della vlogger che mi ha consigliato Cuore d'inchiostro. Poi abbiamo La sedicesima luna. L'ho comprato perché mi attirava. Solo che il primo è la sedicesima, questo è il secondo volume, mi manca il terzo e il quarto. Spero di farmeli regalare per il mio compleanno. Poi abbiamo Shadowhunters, Le origini, il principe, e Shadowhunters, Le ossa. Questo poi vi dirò un qualcosa più nel prossimo video, perché non ho capito. Allora, poi abbiamo John Green, Teorema Catherine, dall'autore di Colpa delle stelle. Poi abbiamo Io prima di te. Ovviamente Colpa delle stelle, io il film non l'ho visto, perché non aveva senso che uno prima del film prendesse.
Poi questo è Grassling, è un libro che ho in, da anni in casa e non ho mai letto e mi piacerebbe leggerlo. Se qualcuno conosce questo libro, ne sa qualcosa, mi faccia un fischio. Poi abbiamo Charles Bronte con Jane Eyre. Anna Karenina, Karenina di Tolstoi. Poi abbiamo Madame Bovary che vi ho recensito. Cime tempestose, che è il mio libro preferito. Poi abbiamo Bellamy di Guy de Maupassant. Frankenstein di Mary Shelley. Questi sono due libri. Aspettate che faccio cambio, scusatemi. Due libri legati alla mia infanzia. Scusate là. Il fuori momento. Libri legati alla mia infanzia, ovvero Il giardino segreto, poi ce ne sono anche altri. E Le streghe di Roald Dahl, molto carino. E poi abbiamo Il cucciolo. Questo poi ve lo faccio una video recensione perché è un libro veramente di formazione che dovrebbero leggere un po' tutti. Continuiamo con Pirandello, il fu Mattia Pascal. Un altro dei miei libri preferitissimi che vi consiglio di leggere, che ho recensito, è Rebecca, la prima moglie. Questa è un'edizione abbastanza vecchiotta. La signora delle camelie e La lettera scarlatta di Hawthorne. Qui c'è un coso. Poi abbiamo Victor Hugo, I Miserabili, primo e secondo volume. L'amante di Lady Chatterley in questa versione, questa copertina è molto hot. Il diario, sì, Il ritratto di Dorian Gray. Poi abbiamo Amore e Psiche di Apuleio. Eccolo qui, molto bello. Poi abbiamo Figli Amanti di Lawrence, quello che ha scritto l'amante del chat, soltanto che non mi è piaciuto. E poi abbiamo Il fantasma dell'opera. Beh, poi ovviamente qui abbiamo la saga Harry Potter. Eccola qui. Con Harry Potter e la pietra filosofale. Questa è della versione Salani. Poi abbiamo Harry Potter e la camera dei segreti. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Harry Potter e il calice di fuoco. Harry Potter e l'ordine della Fenice. Questo è il mio preferito. Li preferisco un po' tutti, però quello in particolare. Harry Potter e il principe mezzosangue. E Harry Potter e i doni della morte. Qui abbiamo la Eragon, quattro libri. Composta da Eragon, primo volume. Eldest, secondo volume, e poi ho questi due volumi che non sono con la copertina rigida ma con la copertina morbida, che sono Breezing, ve lo faccio vedere, eccolo qui, e Inheritance, eccolo qui. Questa è la prima parte della mia lunga libreria, ecco, quello è il mio cuscino, lì c'è la copertina del mio cellulare. Continuiamo con parte, ecco qui ho dove metto le mie cose, qui c'è un Napoleone, saluta, vi sta salutando con la manina, e qui c'è la Venere del Botticelli. Questo poi è un cuore che si illumina, è molto, molto ficca. Allora, qui abbiamo Harry Potter, i soliti volumi, però sono in inglese, quindi non me li faccio neanche vedere, cioè, li manco usciti. Continuiamo qui con il fu Mattia, cioè Uno nessuno e 100.000 di Mattia, Luigi Pirandello, che Mattia Pascal. Poi abbiamo L'esclusa, Il turno, poi abbiamo Il fantasma di Canterville e poi abbiamo di Wilde ovviamente. E poi abbiamo tre libri di formazione. Secondo me che sono libri. Che dovrebbero leggere tutti, ovvero La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe, Il piccolo Lord, poi c'è Il mago di Oz e Lo Hobbit. Questa è la copertina versione film. Spostiamoci dall'altra parte. Ecco, come presente il cinghiale preso a Firenze. Questo me l'ha regalato una persona molto importante, un depuro saluta e poi un cuore. Bene, qui ero a Caravaggio, in preghiera, credo.
troppo lunga. Allora, qui abbiamo Flaubert, Madame Bovary, in lingua francese. poi abbiamo Grandi Speranze, Great Expectations in inglese, poi abbiamo L'amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez, poi abbiamo Le Vergini delle Rocce di D'Annunzio, è un autore che io amo, ho amato con superiori, Il piacere di D'Annunzio, Papà Goriot, se non mi faccio un po' schifo, di Honoré de Balzac. Poi abbiamo Emma di Jane Austen, abbiamo poi The Scarlet Letter di Nathaniel Hawthorne, inglese, molto bella la copertina, Treasure Island di in inglese. Poi abbiamo Alice Adventures in Wonderland in inglese. Ma va a friggere. Vabbè, questo è Il Principe di Antoine de e qualcosa. Poi abbiamo Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo. Madonna, questo libro è destinato a cadere. È un po' miserno. Wilkie Collins, Senza nome. Poi abbiamo I Malavoglia, I segreti di Brokeback Mountain, Zola, Teresa Raquin e La papessa. Continuiamo, scendiamo al secondo piano dove ritroviamo la foto che mettiamo al suo posto. Ritroviamo questa scatola dove contiene delle monete. La mettiamo qui. Allora, Dante Alighieri. Partiamo con Paradiso, vabbè, Paradiso. Poi ci sarà anche, poi c'è Resurrezione di Tolstoi, Inferno di Dante e qui abbiamo il Purgatorio. Poi abbiamo questa è parte riservata a Shakespeare, Otello, Il mercante di Venezia. Poi abbiamo, vabbè, poi c'è l'Amleto e basta. E poi qua abbiamo Stevenson, stanno facendo due progetti con Mistride. Poi ho fatto vedere, no, poi c'è La freccia nera di Stevenson. La certosa di Parma, che lo dovrò rileggere. Orgoglio e pregiudizio, versione vecchissima. E Pirandello, l'io la e così esso mi pare. Rispostiamoci in un'altra parte perché dovremmo fare su e giù, ma vabbè, pazienza. Allora, qui abbiamo il tapiro, qua c'è una lampada, abbiamo anche una fotografica, questa cosa molto male, eccetera. Continuiamo con il teatro di Pirandello, poi abbiamo l'inchiesta su Maria di Corrado Ausas, Illuminati di Adam Cadman, che io adoro. Continuiamo con Shakespeare, Enrico IV. Re Lear, Shakespeare, c'è cioè Romeo e Giulietta, La bisbetica domata, Antonio e Cleopatra. Poi abbiamo Balzac, La cugina Bette, eccola qui. Poi abbiamo Emily Bronte, Cinema tempestoso, questa è la versione più vecchia, quella a cui sono molto attaccato. Poi abbiamo Fogazzaro, Malombra, Hugo. Abbiamo Notre Dame de Paris, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, I canti di Leopardi, altro autore che a me piace tantissimo. Poi abbiamo Stendhal, Il rosso e il nero, Le fiabe di Andersen e poi l'ultimo che è Macbeth di Shakespeare, che non capisco perché, poi la dovrò sistemare. Bene, abbiamo visto lì, non è finita. Prendiamo la sedia perché ci dobbiamo alzare. E qui abbiamo La spada della verità, tutti gli 11 volumi. Eccoli qui. Questo, La spada della verità, il primo volume, eccolo qui.
Le copertine sono quelle della serie televisiva. Questo è Richard Rall, la spada del vetro volume 1. Poi c'è il volume 2 che sono 1000 passapagine, un stato, un suicidio, dove c'è Callan di vediamo che è di Terry Goodking, pardon, secondo. Il terzo dove c'è Zed. Poi c'è il quarto dove c'è questa è una Morse Sith, ma non mi ricordo chi è, illuminatemi. Quinto volume c'è, non mi ricordo. Sesto volume c'è, anche questo non mi ricordo chi sia. Settimo c'è Darkenral, il padre di qualcuno, non vi voglio spoilare. L'ottavo c'è la Morsi Denna. Il nono c'è la sorella della luce, la capa delle sorelle della luce. Poi questa dovrebbe essere, anche questa non mi ricordo chi sia. È il decimo volume. E poi l'undicesimo volume dove ci sono tutte e quattro. La serie televisiva, lasciamo perdere, no comment. Poi qui ho un libro dei Templari, io adoro molto i Templari, e continuiamo con l'Iliade, volume secondo, l'altro, le favole di Esopo, poi abbiamo Saffo, le poesie, Omero, l'Odissea, Virgilio e Virgilio l'Iliade. Poi qui ho una versione di Anna Karenina, eccola qui, molto vecchia, e poi c'è Catullo, Poesie d'amore. E andiamo giù. Troviamo La Massoneria di Christian Jacques. I Templari di... Aspettate che metto meglio, eh. I Templari di Roberto Giacobbe, poi abbiamo Austin, Jane Austen, Persuasione, Manfield Park, sempre un libro che a me piace molto è stato di Dickens, Grandi Speranze, eccolo qui, poi abbiamo, ritroviamo D'Annunzio con forse che sì, forse che no, è stato un regalo. Un libro ancora sui Templari, la vera storia dei Templari, e poi Dostoevskij con Delitto e Castigo. Avevo anche l'idiota, ma non la figlia. Un idiota basta e continuiamo con Alexander Dumas, I Tre Moschettieri. Una vita di Svevo. Così parlò Zarathustra di Nietzsche. Le tigri di Monprasem di Salviati, Canne al vento di Dalebda, Diario di un seduttore di un nome incomprensibile, Kierkegaard, Il profeta di Ghibram, Nana di Zola, trovato miserrimo, L'età dell'innocenza di Wharton, poi abbiamo L'abbazia di Northanger di Austin. Poi abbiamo Il Codice da Vinci, ecco qui. Platone, Apologetica, Simposio e Fedone, I dolori del giovane Werther di Goethe, Ragione e Sentimento di Jane Austen, poi abbiamo David Copperfield con di Dickens, poi abbiamo un altro libro sulle origini della massoneria, un altro libro sui Templari, l'Enigma dei Templari, poi abbiamo Il Simposio di Platone, chissà perché l'ho preso due volte, vabbè. E poi l'Iliade, il primo volume. Bene, questa è la mia libreria. Questo libro che sto leggendo adesso, Il Guerriere del Ghiaccio di Martin. E non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima volta. Ciao!